Platea di uomini e donne, chi è, lavoro, vita privata, Biagio e Carla. Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con uomini e donne. Il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Biagio Di Maro. Uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, che sta conoscendo meglio Carla. Dama che ha chiamato la trasmissione per frequentarlo. Tra i due, però, c'è anche Clea. Conosciamola meglio. Clea è una nuova dama del parterre femminile di uomini e donne e sappiamo che nella vita si occupa di trade marketing. Non abbiamo molte informazioni sulla bellissima donna, ma sicuramente impareremo a conoscerla durante le prossime puntate. Quello che sappiamo, però, è che ha lasciato il numero a Biagio per conoscerlo meglio, sarà la volta buona. Carla e Biagio hanno trascorso una bellissima serata insieme, ma la donna ha chiesto all'uomo di non dirlo in studio. E non per pudore per nascondersi, ma perché, come ha spiegato Maria, un suo ex continuerebbe a cercarla. Biagio, quindi, che inizialmente aveva rifiutato il numero di Clea, ha pensato bene di lasciarsi andare e di accettarlo perché non si fida di Carla, secondo lui lei è ancora impegnata. Questo, però, ha mandato su tutte le furie Carla, convinta che Biagio stesse con Clea in camera da letto. Quindi è andata lì, nell'albergo, ma ha trovato Biagio da solo. E non contenta ha chiamato Clea per avere più informazioni. Come andrà a finire tra i due? I colpi di scena e le grandi emozioni non mancano. Ma quello che pare certo è che Biagio, archiviata la storia con Silvia, non riesca a darsi pace e a trovare la donna giusta per lui. E cosa dirà, invece, dal canto suo Carla? Clea deciderà di conoscere, ugualmente, Biagio. Chissà.